Innanzitutto, grazie al dottor Angelo Borrelli dal Dipartimento della Protezione Civile, il capo dipartimento, per essere con noi. Avrà parecchio da fare, quindi grazie due volte per aver trovato il tempo di essere con noi, e grazie a Piero Moscardini perché con lui ci siamo già sentiti e lui ci può dare una mano a capire che cos'è la protezione civile. Questo incontro, intanto porto i saluti del senatore Eugenio Bozzelli, il nostro presidente onorario, se ce la fa si collega dopo, però ci ha chiesto di fare un ragionamento tecnico, non politico. Quello che vogliamo capire è proprio la protezione civile, che è sulla bocca di tutti. Tutti parlano di protezione civile quando c'è qualcosa, poi magari ce ne dimentichiamo, ma io credo che pochi sappiano che cos'è davvero la protezione civile, anche perché poi ci mettiamo noi dei media a fare molta confusione quando si tratta di parlare di protezione civile. Allora, abbiamo detto da Vermicino ai giorni nostri. Perché? Beh, Vermicino forse è l'esempio più localizzato di un intervento di protezione civile. Un pozzo, un bambino, Alfredino Rampi, poverino, tutto lì, concentrato in un pozzo, in un bambino. E da lì siamo arrivati a una pandemia che interessa tutto il mondo. Quindi io partirei subito con il dottor Borrelli, perché lui è diventato, mi pare, capo del dipartimento nel 2017, se non sbaglio. 8 vero? Agosto 2017, 8 agosto 2017. Ed è arrivato in un momento, cioè io credo che nessuno oggi vorrebbe essere nei suoi panni, ma già quando è arrivato non erano panni buoni, perché eravamo dopo gli eventi del sisma 2016-2017, gente senza case. Ecco, qual è stato il primo impatto con quell'incarico? Guardi, allora le dico, intanto io sono arrivato in questa stanza in quella data, ma nella stanza accanto, quella del vice, c'ero da 8 anni e in questo dipartimento c'ero da altri 7 anni, quindi erano 15 anni, 15-16 anni che ero al Dipartimento della Protezione Civile. Indubbiamente avere la responsabilità della direzione del Dipartimento e del Servizio Nazionale della Protezione Civile mi ha fatto vedere le questioni e soprattutto le attività che dobbiamo portare avanti con un angolo di visuale diverso. Voglio subito dire, io per 15 anni, fin quando sono stato vice capo Dipartimento, lo sa benissimo l'amico Piero, io sono stato un uomo che faceva girare la macchina, cioè era doveva garantire dalle bare agli oggetti per le delegazioni internazionali dei grandi eventi, cioè per dire che abbiamo gestito insieme a Piero, insieme a chi mi ha preceduto, Bertolaso, Gabrieli Cuccio, con il quale abbiamo fatto un pezzo di strada insieme, con lui alla direzione, abbiamo dovuto garantire tutti gli interventi del sistema di protezione civile. Certo che c'è un prima e un dopo della protezione civile. La protezione civile, qualcuno ricordava che all'inizio degli anni 2000, quando le macchine della protezione civile giravano qui sotto sul ponte, qualcuno dice che gli tiravano i pomodori appresso ai colleghi. Era il periodo subito dopo lo scandalo Arcobaleno, dove non c'era a mio giudizio, per quello che ho avuto modo di vedere, stata una cattiva gestione. C'erano stati degli episodi che erano stati gestiti male e, come al solito, ci fu un grande moto negativo nei confronti della protezione civile. Poi è arrivato l'epoca di Bertolaso, dei grandi eventi, del terremoto dell'Aquila. L'apoteosi è stato il terremoto dell'Aquila e il G8 all'Aquila contemporaneamente, con tutta una serie di attività, di iniziative. E poi abbiamo avuto un periodo nel quale
in qualche modo negli anni 2011-2012 la politica all'epoca, il governo dell'epoca cercò di ridimensionare l'attività di protezione civile. Quello che posso dire io è che nella mia prima riunione pubblica a Palazzo Chigi, in occasione del secondo anniversario del terremoto di Amatrice, il giorno, due o tre giorni prima della ricorrenza, mi ritrovai seduto per la prima volta a un tavolo con il Presidente del Consiglio, che era Gentiloni, e i quattro Presidenti di Regione, e intorno a quel tavolo i Presidenti di Regione dissero: la protezione civile deve tornare ad avere un ruolo come lo aveva nel passato. E allora Presidente del Consiglio disse: diamo più potere e risorse alla protezione civile. In qualche modo è venuto fuori il codice della protezione civile, che è una summa di quello che è quadro normativo. Negli anni precedenti c'era la legge del 225, era del 92, quindi aveva bisogno di una sistemazione, anche perché nel frattempo avevamo avuto la riforma del titolo quinto. E lì io sono entrato in punta di piedi e mi sono incominciato a guardare intorno e a dire: ma quali sono le attività, le strategie da portare avanti come sistema? Allora, l'ho detto, forse l'ho detto anche al mio amico Piero, seduto su una poltrona che erano dei miei predecessori, io la riconosco e la conservo nonostante abbia i segni dell'usura del tempo, dove era seduto Bertolaso quando venivo qui, e forse c'era seduto ancora qualcuno prima di Bertolaso. Ho trovato come se entrassi in una miniera nella quale, toccando semplicemente con la mano sulle pareti della miniera, si trovano dei filoni d'oro inesplorati, non sfruttati, e quelli sono i filoni della prevenzione, di che cosa dobbiamo fare per migliorare la resilienza dei nostri cittadini e dei nostri territori. E così, dopo eventi, al di là dei terremoti che ho vissuto, anche quello di Ischia, quello che c'è stato poi nel 2018, il tema della prevenzione è quello che mi ha appassionato e mi ha, come dire, imposto un intervento immediato. In che modo? Condividendo le scelte e le strategie, perché la protezione civile di oggi è una protezione civile completamente diversa dalla protezione civile dell'origine, in cui c'era una possibilità di comando gerarchico. Voglio ricordare che con il titolo quinto la competenza è primaria delle regioni, il 112 del 98 lo sa bene perché lo ha vissuto sulla propria pelle Piero Moscardini. Noi abbiamo vissuto un periodo in cui la protezione civile, nell'epoca di Bertolaso, in qualche modo, come dire, poggiava sulle capacità del capo dipartimento, con una grande autorevolezza, una capacità di leadership. Piano piano io, sulla base di quelli che sono le esigenze della popolazione, ho condiviso i progetti, le attività, e sono venuti fuori alcune cose che stanno vedendo la luce, che fanno sì che il sistema di protezione civile possa rendere un servizio alla collettività. E un sistema di allertamento moderno, efficiente, automatizzato, che arrivi a tutti i cittadini, partendo da un'attività che nessuno deve fare, perché noi siamo pronti ad arrivare sul suo cellulare come sul cellulare di ognuno attraverso questa piattaforma che sfrutta vari canali, dal cell broadcasting al machine to machine, per chi vuole prendere questi dati e gestirli a livello territoriale, alle app. Quindi noi insieme con le regioni, ma soprattutto anche con i territori, e quindi con ANCI, con i comuni, con i sindaci, abbiamo voluto questo sistema di allertamento. E l'altra cosa che stiamo facendo è dire: bene, facciamo un moderno sistema di allertamento,
che prevede anche la possibilità di un inoltro automatico dell'allerta delle informazioni di pericolo, e quindi un sistema che non richiede nessun tipo di azione umana, perché poi l'elemento umano può creare problemi e intoppi o incertezze meglio nel sistema. Poi abbiamo anche detto, ma la tecnologia, e lo sa Piero, la tecnologia, la scienza deve essere applicata alle finalità di protezione civile. Io sono felice di contribuire a finanziare la ricerca scientifica che crea prodotti operativi per il sistema di protezione civile, le reti di monitoraggio, i satelliti, le informazioni. Oggi pensiamo che è da quando è stata istituita la protezione civile che si parla di piani comunali, territoriali di protezione civile. Ebbene, nella migliore delle ipotesi, questi piani sono fatti da dei professionisti che fanno un copia e incolla, che non tengono conto di quelli che sono i rischi insiti nel territorio, perché fanno una generica elencazione dei rischi, che non sono aggiornati. Basta cambiare il tecnico del comune e non si ha più chi è il referente. Il piano di protezione civile stava in un cassetto, poi è stato messo, relegato su un file PDF. Io ho cercato il piano di protezione civile di Livorno all'indomani dell'evento di Livorno e l'ho trovato sul sito, andando a cercare, a scavare sul sito del comune. Noi dobbiamo utilizzare la nuova tecnologia, dobbiamo standardizzare i piani, i nostri modelli di intervento, dobbiamo essere in grado di elaborare delle app, così come la macchina, il mio telefonino, quando mi metto in macchina la mattina per venire al lavoro, mi dice: tu stai andando al lavoro, per andare al lavoro troverai traffico regolare, impiegherai 20 minuti. Ognuno di noi, dal soccorritore che avrà le sue informazioni relative al piano, al cittadino, dovremo avere le informazioni sui rischi di quel momento e sulle azioni da mettere in campo in termini di misure di autoproduzione. Lo hanno capito tutti, lo abbiamo condiviso tutto. La cosa bella di questa iniziativa è che quando io sono partito, non vi faccio il nome, ma un importantissimo assessore mi ha scritto una lettera dicendo: noi ce l'abbiamo già il sistema, abbiamo il sistema che ci permette nella nostra regione di avvisare i cittadini e quando si spostano fargli arrivare il messaggio dove vanno. Si devono iscrivere però al nostro database e ricevono un SMS. Io gli ho detto: ma questo, voi avete la possibilità di far arrivare il messaggio che non è un SMS ma un messaggio di sistema, quindi non ha i limiti di banda, saturazione di banda da mandare al cittadino? L'americano che viene in Italia quando non c'è il Covid e si trova a Roma è avvisato nella sua lingua che sta arrivando un diluvio su Roma e quindi forse è il caso che si organizzi, così come a Venezia sta arrivando l'acqua alta e si compri le cloche per evitare di trovarsi poi allagato fino alle ginocchia? È quello che stiamo facendo. Quindi ho risposto lungamente, forse anticipando un po' di temi, ma la protezione civile di oggi, che poggia su di un piano che è quello della materia concorrente, dove non voglio minimamente entrare nel criticare questo sistema, riesce ad andare avanti grazie alla condivisione dei progetti, degli obiettivi e delle strategie. Certo, ma ha toccato molti temi importantissimi, conoscendo lei la materia molto bene. Intanto, Piero Moscardini, questo passaggio da un centralismo forse che tu hai vissuto di più a un decentramento, come lo vedi? Perché io lo dico anche al dottor Borrelli, ho qualche dubbio da cittadino e da osservatore che poi le regioni, i sindaci abbiano quelle risorse, quelle competenze, se non hanno
come diceva il dottor Borrelli, quei tecnici a fianco che non cambiano tutte le volte che cambia un sindaco, che cambia un presidente, perché poi il problema è che tu hai fatto il sindaco, posso darti del tu, Piero, perché ci siamo sentiti altre volte. Allora, tu hai fatto anche il sindaco. Può un sindaco, può un presidente della regione avere quelle competenze? Perché poi al dottor Borrelli deve avere il compito di coordinare gente che deve sapere quello che fa. Secondo allora, te, Piero? Allora, la domanda è importantissima, credo che sia fondamentale. Però vorrei toccare brevissimamente alcuni passaggi che ha fatto il dottor Borrelli. Allora, ha fatto bene a dirti che lui all'interno di questa macchina con responsabilità diverse ma non meno complicate. Angelo Borrelli entra, fra virgolette, sulla porta di questo organismo. Angelo mi aiuta, se la mente dovesse avere un fallo, ma già al giubileo, grande giubileo del 2000. Ma il dottor Borrelli, essendo un importante funzionario dirigente del Ministero del Tesoro prima di arrivare da noi, aveva ed ha la capacità, indubbiamente, partendo da quel punto di vista, di parlare di amministrazione con cognizione di causa importante. Grandi eventi, giubileo, tutte le attività connesse al dopo 2002, l'avvento di Bertolaso. Ma Bertolaso Guido, grandissimo personaggio, grande di rilevanza mondiale, io non dimentico il suo curriculum, chi era Bertolaso prima di arrivare al Dipartimento della Protezione Civile, per cui Bertolaso era all'ONU, Bertolaso era al Palazzo di Vetro, da medico importante infettiologo, per cui ha fatto questo gran percorso, tra virgolette, forse in altre condizioni, grande manager anche lui, col quale mi vanto e sono onorato di aver lavorato in periodi molto critici, tra l'altro, che giubileo pure non è stato, Angelo, vorrei che ponessi il problema, non è stato una semplice cosa. 1.800.000 abitanti, sia nel primo maggio a Roma che successivo con il Santo Padre, fu veramente una gestione importante. Per cui eravamo abituati ad avere dei manager vicino, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista operativo. Tra l'altro ci consentiva e ci consente anche il dottor Borrelli oggi ai suoi collaboratori di prendere consigli, non sentirsi il primo della classe, perché nessuno lo può fare in questa materia. Per cui solo un flash, perché il dottor Borrelli menzionava il Cobalino. Io sono uno dei ladri del Cobalino, caro Angelo. Io ho gestito un campo con 5.400 profughi. Mi interrogò l'attuale presidente della regione Puglia, Emiliano, e mi disse: ma lei, a differenza dei suoi colleghi negli altri campi, ero sotto registrazione, la domanda e risponda, per cui tutto registrato, perché le sue carte sono a posto? Non le manca una virgola. Io gli dissi: egregio dottore Emiliano, per un semplice motivo, io ho un'esperienza pregressa. Io vengo purtroppo, per fortuna, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dove con pochi soldi facciamo i miracoli, Angelo, tu ne sai qualcosa. Per cui quella esperienza è stata fatta da rifare domani mattina, perché quella abitudine di prendere in quel campo gente sparata, gente senza figli, figli senza genitori, la storia che sto scrivendo mi riesce facile, questo libro che sto scrivendo, Angelo, quanto prima... vorrei porti la mia analisi e le mie domande, perché dovrai riempire anche tu il libro con le tue considerazioni. Elso, quello che dice il dottor Borrelli e quello che io dico a supporto di quello che dice il dottor Borrelli, alcune cose forse non è lui che deve dirle, non può dirle lui. Lui è il paese in questo momento. Io sono un pensionato di questo paese che ha dato, credo, insieme a voi, con questa organizzazione, la memoria di fatti accaduti. I fatti accaduti, dopo un minuto nasce una macchina che per un bimbo vede una serie di azioni e di diverse professionalità entrare in campo. Lì capimmo, tutti si riempirono la bocca, ma non c'erano,
non c'erano, non sanno, e a sproposito parlano. Vermicino è stato l'elemento che fece capire a Zamberletti che c'era una legge che giaceva in Parlamento da tanti anni prima per il riassetto istituzionale di questo sistema. Io non dimentico di aver partecipato con lui in Friuli nella sua sala operativa e in Irpinia, e auguro a nessuno, a tutti quelli che ai quali sono molto legato, a cominciare da Borrelli, di non vedere quello che succede con 3.000 morti e 8.000 feriti. Va bene? Certo. Allora, tutto certo. Questo lo abbiamo riportato con il Dipartimento della Protezione Civile, sempre con Zamberletti. Valtellina, e c'eravamo. Sarm 15, bene, c'eravamo. I morti di San Giuliano di Puglia, Angelo? Bambini che muoiono sotto la scuola che crolla? C'eravamo. Tutto questo lo sto scrivendo tutti questi passaggi. Scusami, l'evacuazione di Pozzuoli, 22.000 persone per i problemi del basilismo. Allora, questa Protezione Civile, con tutto l'amore e rispetto che nutro per tutti quelli che sono passati prima, ma per esempio molti dimenticano, perdonatemi, io mi auguro che voi vediate questa fotografia. Quest'uomo sì, che è stato alzalo un po' di più, eccolo lì. Io denuncerei Wikipedia, caro Angelo, perché non appare in nessun documento. È stato il primo capo dipartimento della Protezione Civile, Erbeno Pastorelli. Certo. Erbeno Pastorelli, Bertichino, con lui nasce la Protezione Civile. Poi ognuno di voi, ognuno di quelli che hanno al vertice di questa macchina messo piede, devono dire grazie a Zamberletti e grazie a lui, perché senza soldi e senza quello che poi, anche attraverso Guido, attraverso te, attraverso tutti quelli che sono passati, oggi riusciamo ad avere, è fondamentale continuare a farlo. Angelo, ma la grande grave cosa è quella che io da sindaco di un piccolissimo paese della provincia di Roma, luogo di nascita dei miei nonni contadini, mi sono reso conto, frequentando le stanze della politica di Serie A, prefettura, provincia, l'ex provincia, la regione Lazio, beh, posso dirvi che questa materia non può essere materia che al cambio ogni anno di governo cambia il dirigente di Protezione Civile e cambiano i soggetti che devono portare al termine questa macchina. E poi vorrei un'analisi seria da parte di questa gente alla quale noi sindaci e amministratori inviavamo i piani di Protezione Civile, capissero che significa, Angelo. In un piccolo comune di 350 anime, senza un vigile urbano, senza un segretario comunale a scavalco, perché non c'è i soldi per pagarlo, il ragioniere a scavalco, io dico che la politica di Serie A, e questo anche attraverso te, credo che bisognerebbe fare un convegno importante, Angelo, una nuova conferenza dopo quella che ci fu tanti anni fa, dove ognuno comincia in gruppi di lavoro a dire esattamente cosa di nuovo bisogna fare. Perché non possono essere spot, grazie a te, al tuo impegno, all'impegno di tuoi collaboratori, anche ad Agostino Miozzo che ci ha lasciato da poco, è andato in pensione, riuscire ad arrivare nella scuola. Il grande tuo merito, il grandissimo tuo merito che la gente non sa, tu hai portato la Protezione Civile nelle scuole, quello che voleva Giuseppe Zamberletti. Con difficoltà queste scuole potranno ascoltare e sentire cos'è questo sistema, ma se all'interno di questa macchina non mettiamo gente che queste problematiche le ha vissute, caro Angelo, ma gente che si mette la maglietta indosso e va in giro facendo il disaster manager, Angelo, credetemi Enzo, questa macchina va raccontata dai soggetti che hanno sofferto vicino a chi soffriva. Ma guarda, Angelo Borrelli sa che c'è un suo omonimo, Borrelli, sindaco di San Giuliano, che ha visto morire una figlia sotto le macerie. E per certo. Noi soccorritori, guardate lì, e far sembrare che tutto andava bene, bisognava ripartire, non è stato facile. Credo che il grande compito, grandissimo compito, che rimane sulle spalle del dottor Borrelli, e mi auguro non solo suo, ma di certa politica, capiscano che è finito il tempo del gioco. È finito il tempo del dire ho fatto il piano, scusatemi il termine, chi se ne frega, mi sono messo tranquillo. I piani devono essere piani fatti da professionisti che nel momento dell'emergenza sono in fianco ad Angelo Borrelli, sono in fianco ai sindaci di ogni città italiana, e addirittura i piani, è inutile fare piani singoli per comune,
va bene? Serve assolutamente intanto una fusione dei piccoli comuni, ma questi sono passaggi politici ampi, alti. Questo vorrei dire a Conte, io ho la presunzione di voler parlare con Conte, con le opposizioni, con tutti, perché questa macchina non può essere una macchina che continua a erogare soldi e le cose importanti non si fanno. Perché certo, la cosa importante è unire le strutture operative. Io non voglio entrare nei numeri, ma non è un segreto. Nella Valle della Niene, dove io ho fatto il sindaco, vorrei domandare al comando generale, al comandante provinciale dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, dicendogli quante strutture operative avete sul posto. Angelo, tu lo sai. Poi che niente. Quanti disturbani avete? Poi che niente. Quanti anziani invece avete in quei comuni che conoscono i piani? Zero. Nessuno conosce quel piano. E allora credo fondamentale che si faccia memoria attraverso voi, ma che anche il Dipartimento della Protezione Civile, così come faceva all'epoca Zamberletti, io non è, è un atto di umiltà, ma noi all'epoca, nei vari passaggi con Zamberletti, il suo grosso merito è stato quello di prendere, utilizzare persone che aveva conosciuto in Friuli e in Irpina, nelle grandi catastrofi. Credo che questa macchina importante, fondamentale per il Paese, se non si voglia continuare a spendere solo soldi dopo gli eventi, debba assolutamente pensare di dare al Borrelli o fornire al dottor Borrelli le migliori professionalità che esistono nei vari di Castello. C'è certo. C'è una cosa che non capisco, non mi riesce a comprendere. Una volta eravamo soli, Angelo. Oggi c'è il Ministero dell'Ambiente che parla di problemi che dovrebbero essere comuni al Dipartimento della Protezione Civile, ambiente e territorio. L'incolumità e ambiente e territorio per me è stato massacrato. Due, all'interno della Presidenza del Consiglio c'è un valentissimo dirigente che era prima il predecessore del dottor Borrelli e si chiama Italia Sicura, un altro organismo. Terzo, più vecchio dell'Italia Sicura, si chiama ISPRA. Questi enti, alla fine, mi preoccupa perché forse siamo troppi, sono troppi a dare sul territorio e non essere un'unica macchina da guerra. Noi dobbiamo tornare ad essere, credo, un'unica macchina da guerra e consentire a quel capo dipartimento che porta la croce, non c'è niente da fare, una politica che porta la croce delle cose fatte in maniera diversa. Certo, ma pieno di professionisti vanno dati a Borrelli gli elementi per impiegarli. Ma allora, intanto c'è un problema. Tu dicevi tutti quelli che si mettono la casacca, lasciamo fuori i politici. Io vedo tanta gente in giro con la casacca della Protezione Civile, bisognerebbe incominciare a qualificarla un po'. La Protezione Civile non può essere tutti quelli che mettono una maglietta e vanno in giro a fare le esercitazioni così. Io ho un'impressione, ma questo lo chiedo al dottor Borrelli, da cittadino. Abbiamo detto dell'importanza che assumono i presidenti delle regioni, i sindaci. Io ho avuto l'impressione, poi magari sbagliata, ma questo è quello che è uscito fuori, che i media ci hanno trasmesso, che noi media abbiamo trasmesso, che proprio in questa pandemia ci sia stata un po', uso un termine un po' forte ma in senso buono, una occupazione della Protezione Civile. Cioè abbiamo visto il Presidente Consiglio Conte, il Ministro Speranza, Boccia, Azzolina, il Comitato Tecnico Scientifico. Non si capiva più bene se la Protezione Civile era una parte di questo agglomerato, se coordinava tutti, chi e come. Credo che questa esperienza, proprio perché multidisciplinare, forse dovrebbe permettere di dare un altro colpo di assestamento all'organizzazione della Protezione Civile, non crede? Allora io mi permetto di dire una cosa con una visione un po' diversa rispetto a chi è fuori e non riesce a capire il modello di intervento. Questa pandemia, che è un'emergenza planetaria, ha evidenziato come
sia importante la decisione ai massimi livelli, e per questo motivo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, prendendosi tutte le responsabilità di non dormire neanche la notte, come ci ha detto nelle sue interviste delle ultime due notti prima del famoso DPCM di domenica, di intervenire, perché la responsabilità politica del sistema di protezione civile, la cosiddetta autorità nazionale di protezione civile, è il Presidente del Consiglio, e nelle regioni sono presidenti di regione. Quello che è mancato è un raccordo operativo. Bisogna tenere distinti, a mio giudizio, i piani politici e il piano tecnico. Nel piano tecnico, quello che in qualche modo ha avuto delle difficoltà è il piano che riguarda l'armonizzazione delle misure sanitarie, perché mentre il sistema di protezione civile è abituato a raccordarsi intorno a quel tavolo che conosce bene Piero, che è il comitato operativo, i colleghi della sanità delle regioni, che sono legibus solutus, quindi decidono in ogni regione il da farsi, non sono stati in grado di coordinarsi come sistema, e ancora oggi abbiamo visto decisioni che sono state fughe in avanti e qualcuno è rimasto indietro, decisioni in un modo piuttosto che in un altro. Quindi, a mio giudizio, questa emergenza è gestita secondo quelle che sono le regole del nostro sistema e del nostro codice. Certo, è mancato un centro di coordinamento unico, che è quello del Comitato Operativo, ma il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio non può stare seduto in quel tavolo dove è stato seduto per settimane. Quindi questo è il tema. Quello che io invece quindi voglio dire, che è così, è un'emergenza di tipo sanitario. Quando sento parlare di sanità, di altre cose, allora noi dobbiamo essere coerenti con le norme che ci siamo dati. La protezione civile, articolo 16, si occupa prevalentemente dei rischi naturali. Per il rischio sanitario, come il rischio ambientale e altri tipi di rischi antropici, lo dice il codice, l'ha detto il legislatore, interviene a supporto dell'autorità competente, altrimenti io avrei dovuto dire: scusate, mettetevi da parte, gestisco io. Ma non è questo quello che prevede il nostro sistema di protezione civile, quello che abbiamo voluto nel 2017, quando abbiamo costruito questo codice. Certo. Chi l'ha costruito, chi l'ha voluto. Quindi questa è una cosa. Ci sono alcuni temi sui quali Piero è intervenuto e sui quali mi trova perfettamente d'accordo. Allora, primo, arcobaleno, io l'ho detto all'inizio, ci furono degli errori, come anche in questa, come dire, gestione della protezione civile, anche quella di Bertolaso e quella di Borrelli, hanno avuto degli errori, dei singoli, ci possono essere stati incidenti di percorso, ma la sostanza all'epoca, come oggi, era una sostanza di un impianto sano, e tolte quelle inefficienze o quegli errori, il sistema è cresciuto più forte di prima. Questo è quello che voglio dire. Certo. Come cresce il sistema? Condividendo le strategie, gli obiettivi. Per questo ringrazio Piero. Allora, una delle tante cose, come quella dell'insegnamento nella scuola della protezione civile, che poi ci arrivo, ma una delle altre cose, lo sapete qual è? È che io andavo in giro per l'Italia e ognuno aveva un suo modello di protezione civile, e allora questo mi conforterete, è una Babele nella migliore delle ipotesi. E allora che cosa abbiamo detto? Troviamo un momento di condivisione delle strategie e facciamo periodicamente, almeno una volta l'anno, una
settimana della protezione civile, nell'ambito della quale cerchiamo di condividere la conoscenza, gli obiettivi e le strategie. La riunione delle autorità di protezione civile, che si sarebbe dovuta tenere oggi, è una occasione nella quale avremmo messo insieme il Presidente del Consiglio, il Presidente di Regione, i vertici delle strutture operative, e gli avremmo detto a tutti: cari signori che avete la responsabilità, su quali obiettivi lavoriamo? Allertamento? Siamo a questo punto, come andiamo avanti? Troviamo la linea e la condividiamo. Pianificazione, andiamo avanti così. Organizzazione dei soccorsi, mettiamo da parte le ambizioni, le vanità, e lavoriamo in un gioco di squadra. Credo. Io personalmente lo sappiero, sono felice di stare nelle retrovie. Voglio spingere tutti quanti, visto che si parla di sistema e quindi ci sono le componenti e le strutture operative, vorrei con le mie braccia averle talmente ampie da prendere tutti quelli che stanno un po' più indietro e dargli una spinta per andare avanti. E in che modo? Prendendo chi... Ma io credo, Angelo, per dare una mano a chi è più indietro, anche in termini di costruzione di un sistema. Piero, non so se sei d'accordo. Nessuno. Ma credo, Angelo, perdonami, Elso, sì, hai fatto una domanda importantissima alla quale credo che Borrelli abbia risposto chiaramente, come è il suo costume. È sempre stato molto chiaro, Angelo, nella vita. Però devo dire, nessuno vince da solo. Hai accennato di pandemia. Nessuno vince da solo. Quando questa è la cultura che mi porto dietro da troppi anni. Quando sei in emergenza, e tu li hai vissute, se non l'hai vissuta sporcando degli stivali, ma venivi dopo e te li sporcavi comunque, voglio dire. Cioè, l'emergenza è una stessa, voglio dire, si è in emergenza e ci sono due situazioni da gestire, Angelo. Una è l'emergenza stessa, l'altra è ancora quella più importante, quella che ti prende decisioni, Angelo. Capisco tutto di quanto avveniva nell'ambito del CTS o di quanto avviene o è avvenuto all'interno del Dipartimento. Le mie prime preoccupazioni, e credo tu lo ricordi, perché ogni tanto mi permetti di mandarti dei messaggi, li vedevo troppi uniti, gomito a gomito. Per cui anche lì credo che ci sia stata una leggerezza non da parte tua, ma di chi a livello sanitario doveva valutare i problemi che potevano scatenarsi. Allora, è la più grande emergenza al mondo degli ultimi 100 anni. Credo che la grande responsabilità anche di quello che sta avvenendo tra ieri ed oggi, l'altro ieri ed oggi, a Milano, a Catania, a Napoli e in altre piazze italiane, sia indecente. Cioè, capisco tutte le difficoltà economiche, amministrative, tutto quello che in questo momento sta avvenendo nel paese, ma tutte le decisioni che voi siete costretti a prendere o accettare, io non c'è una controprova. Io credo che non ci sia una controprova. Credo che il più grave errore, o quantomeno una cosa che si doveva pretendere da questo paese, dalla politica di questo paese, un governo che non avesse pronti bazooka da parte dell'opposizione. Qui non vince nessuno da solo, si perde tutti insieme. E per me che ho 74 anni tra qualche settimana, non è che devo andare a preoccuparmi. Io sono preoccupatissimo delle condizioni di salute di tutti, ma anche delle mie. Non ne faccio un problema solo personale. Non voglio mettermi in condizioni quei medici che nella tua regione, caro Enzo, perché io ho contatti con quella splendida medico con la quale abbiamo fatto un colloquio tempo addietro, e mi dice e mi scrive: è già successo, dobbiamo decidere se mettere un ventilatore di qua o un ventilatore di là. Allora io vi domando, tutto questo che vediamo apparire attraverso i media, attraverso Sky
e attraverso tutto quello che sta avvenendo non sia da far venire i brividi. Chiudo, sì. Chiudo il mio intervento, Angelo, credo che Carlo ma il problema è Altro grave problema è quello della informazione. Sì, questo perché sicuro, ma questo non possiamo. Abbiamo scoperto che in questa informazione ogni tuo collega, sia delle testate giornalistiche nazionali, sia di altri enti e organizzazioni giornalistiche, compresa la carta stampata, scelgano il virologo, infettivologo, immunologo di turno per fare tutti armati gli uno contro gli altri. Certo. Siamo tutti un paese studiato, ma comincia a sfiorarci anche un minimo di incoscienza da parte del mondo scientifico. Ma anche, è anche per questo che questo incontro, secondo me, è importante. L'ha spiegato bene il dottor Borrelli prima. La protezione civile ha un compito che è dettato dalla legge. Quello sanitario non è in capo alla protezione civile, ma io vorrei ricordare anche una cosa, non so se siete d'accordo o meno. Io non so se i danni maggiori di questa pandemia saranno quelli sanitari o quelli socio-economici, che è un altro dei problemi che non è in capo alla protezione civile, ad esempio. Quindi quando si tira in ballo la protezione civile, la bisognerebbe tirare in ballo per quello che è il compito che la protezione civile ha, e semmai la protezione civile dovrebbe avere una struttura che per forza diventa verticistica e finisce con il dottor Angelo Borrelli, ma dovrebbe avere una struttura in grado di avere gente preparata a livello regionale, a livello dei comuni o delle unioni dei comuni, chiamiamoli così, che siano riferimenti, come diceva il dottor Borrelli, per la protezione civile, che abbiano linguaggi uguali, che parlino lo stesso linguaggio, che abbiano piani fatti nello stesso modo, che abbiano sistemi che funzionino nello stesso modo, che si capiscano. E questo poi, diciamo, questa struttura, questo dipartimento, ricordiamo che è un dipartimento dello Stato, farà il suo lavoro a fianco di altre strutture, quelle sanitarie, quelle socio-economiche, che dovranno fare altre strade, ovviamente. Non si può mettere in capo alla protezione civile tutto. Certo, una mia considerazione, che sicuramente concorda anche il dottor Borrelli: in situazioni emergenziali chi ha la responsabilità della gestione delle stesse va giudicato dalle scelte che farà, non tanto da quelle giuste, ma dal modo che è riuscito a venire fuori da quelle che erano sbagliate. E in situazioni come quelle che stiamo vivendo da 8 mesi, i compromessi, tra virgolette, non risolveranno questa emergenza. Se si continuano a procrastinare certe decisioni, c'è il pericolo solo di aggravarla. E allora, queste però sono questi, più parliamo di decisioni politiche, non tecniche, quindi no, attenzione, il politico si deve servire, Angelo Borrelli sa bene, di un comitato tecnico scientifico che supporta, certo, la politica. Può essere decisione di un ministro che di sanità o di attività di pianificazione non ne sa nulla, ma io voglio, certo, tornare anche sui piani pandemici, i piani, certo, i piani NPCR, va bene, o di guerre batteriologiche, va bene, dovrebbero avere le prefetture italiane, perché nel caso in cui, e questo vorrei domandarlo ai miei ex colleghi vigili del fuoco, io vorrei che le prefetture italiane tirassero fuori i piani legati a eventi pandemici, perché, certo, è la competenza del Ministero dell'Interno e delle regioni, la viaria e tutto quello che è passato negli anni, compresa la SARS che gestimmo con il dottor Bertolaso. Allora, credo che la mia esperienza, che io mi porto alle spalle, ma nelle anche pregresse esperienze vissute con tanti capi dipartimento, è difficile, è sempre più difficile incontrare qualcuno al quale da subito possa piacere così come ti comporti o come ci comportavamo. Quindi si prendono spesso decisioni, va bene, importanti tecnicamente, politicamente e giuridicamente,
ma se queste non vengono vissute da tutte le regioni, e lì ecco il titolo quinto, gli affiora il titolo quinto che il dottor Borrelli ha appena affiorato. Io parto dal titolo quinto perché non è possibile che la scuola, la sanità pubblica che va rivisitata, perché io ho problemi e non posso non dirlo, le grandi problematiche sono i medici di base, perché territorialmente non hai pronto soccorso. E su tutto quello che si vive, la preoccupazione sanitaria che uno vive in questo momento, specialmente negli anziani, con le crisi che fanno prendere a livello psicologico proprio i tuoi colleghi giornalisti che tutti i giorni passano con notizie sempre più esasperate, io credo che in questa analisi, subito dopo, quando terminerà, mi auguro presto, questa guerra, chi l'ha gestita abbia il coraggio di dire: mettiamoci intorno a un tavolino. Gli americani lo chiamano the briefing. Io credo, Angelo, che non spetta a lui, caro Elzo. No, no, certo. Quello che ha fornito attraverso le regioni, tutti i tunnel che sono serviti, le tende e quant'altro, non può fare di più. Mi auguro che passi tranquillamente questo novembre, e come spesso ho scritto piccoli messaggi che il dottor Borrelli alle 7 di mattina è mattutino come me. Ha già molte croci, se anche te, Piero, guarda. Mi auguro che in una fase come questa non butti il signor terremoto, perché il paese no, è in danno. Caro Elson, in questo paese grave, dove non bussa da centinaia d'anni, tipo la Calabria e la Sicilia, e allora il dottor Borrelli, quei capelli brizzolati che cominciano ad essere bianchi, non vorrei vederlo completamente bianchi. Scusami, perché è una cosa che io ci penso sempre. Guarda qua che c'è, questa cartella, in questa cartella rossa c'è risorse di pronto impiego, situazione attuale. Cioè, ho chiesto ai miei anche l'altro ieri: ma se noi dovessimo avere un terremoto, quanti campi riusciamo a fare? Dove abbiamo il materiale? In che tempo arriva? Perché bisogna anche questo fare in tempo di pace. E mi è arrivata ieri sul mio tavolo, quindi questo per... Ma io credo, Angelo, perdonami, io credo fondamentalmente nel mondo del volontariato, per fortuna un volontariato col cuore in mano e con tanta professionalità che hanno acquisito negli anni. Però credo che il compito fondamentale di questo paese sia avviare ulteriormente attività di pianificazione sul territorio. Cioè, noi dobbiamo formare tutti quei giovani che oggi in attesa di lavoro, tanti laureati, tu sai a quello che mi riferisco. Io non voglio più essere ricordato solo come il famoso disaster manager che ci insensò, ci mise la medaglietta l'onorevole Fumagalli Carulli dopo l'alluvione del Piemonte. Io non voglio più che esista questa parola. Io voglio che cambi totalmente il concetto in questo paese. Basta con le figure che vanno a soccorrere. Non voglio più essere menzionato come disaster manager. Io gradirei, mi piacerebbe molto, nei prossimi anni di vita che ancora il Padre Eterno mi darà, modificare. Io voglio pensare che tu, caro Angelo, insieme ad altri, insieme alla macchina del soccorso e della prevenzione, cominciate a sposare tutti l'idea del prevention manager. Noi dobbiamo prevenire il disastro, sappiamo ormai quali sono i rischi, sappiamo esattamente quali danni ci saranno sul territorio, e non creiamo personaggi che ufficialmente riconosciuti sia dal Dipartimento della Protezione Civile sia dalle regioni, ma che escano da un percorso, perdonatemi, universitario. Non dobbiamo non più pensare che chiunque si metta una maglietta o faccia un corso, un mini corso con una piccola con un piccolo riconoscimento, un diploma, si definisca: io sono il manager e sono quanto te preparato. No, non sei quanto noi, non sei quanto te, Angelo. Ci sono tanti di quei ragazzi che vanno in giro pensando di gestire i disastri. Su questo ti dico quello che penso, tu lo sai bene. Allora,
vi devo non più di 10 minuti ho a disposizione. Certo. Su questo voglio parlare. Voglio parlare perché il tema fondamentale è la diffusione della cultura, della conoscenza di protezione civile, della prevenzione. E questo per una serie di casi anche fortuiti, o c'ha anche nome e cognome chi ci ha messo lo zampino, e va ringraziato per questo, perché altrimenti noi non ci saremmo arrivati. Nella educazione civica nelle scuole si è inserita anche in base materia di protezione civile. Un altro tema è quello di intercettare la conoscenza tecnica e specialistica. Io sono dell'avviso che la figura del disaster manager, così come oggi viene propinata sul mercato, è una figura che non esiste. Noi dobbiamo qualificare chi a vario titolo fa protezione civile. A mio giudizio dobbiamo qualificare gli amministratori, i tecnici locali, gli operatori del sistema di protezione civile, delle strutture operative, i vigili del fuoco, le protezioni civili regionali, le protezioni civili nazionali, chi più ne ha più ne metta. Quindi sotto questo profilo è chiaro che il tema della prevenzione deve esistere nei corsi di laurea e nei percorsi formativi dei tecnici, perché deve partire da lì, come la pianificazione territoriale deve essere collegata alla pianificazione di protezione civile, ma voglio evitare di fare corsi di laurea specialistici, e qui forse sono un po' di opinione diversa rispetto al mio amico Piero, o master, dove si spendono un sacco di soldi, per poi non avere uno sbocco professionale. La verità è questa, perché noi possiamo fare i tecnici della prevenzione, ma se quando facciamo il concorso per assumere in protezione civile quel titolo non vale, non serve a niente. E poi, ma facciamo i concorsi in protezione civile? No, perché la protezione civile, tu entri in amministrazione occupandoti di altro e vai a fare il capo della protezione civile. Io il mio concorso sono entrato da contabile, sono diventato dirigente dell'agenzia delle entrate, sono arrivato alla protezione civile e mi occupo di protezione civile. I tecnici, è rarissimo, è stato poche volte. Adesso, così, quando all'epoca di Bertolaso noi abbiamo ottenuto la possibilità di assumere 30 tecnici nel settore della protezione civile, ma i 30 tecnici a me servono 2-3 merceologi che sanno quando io devo comprare qualcosa di che cosa si parla. Mi servono i tecnici, ingegneri, che se io devo costruire le casette si prendono la responsabilità di gestire i lavori. Così come quando c'è stato Montelusciello, i nostri colleghi sono andati con Calcara e chi c'era prima, e lo sa meglio di me Piero, e hanno gestito queste cose. Quindi fondamentale è la formazione, fondamentale è la prevenzione, quindi anche i tecnici della prevenzione. Bisogna stare attenti al mercato, perché questo è un altro tema che non ha toccato lui, che tocco io. Il mondo della protezione civile è fatto di persone che sono generose, che oltre al cuore mettono mano al portafoglio per sentirsi parte di un sistema e fare corsi di formazione che a volte non servono a nulla. Perché io ho avuto di disaster manager che sono venuti da me e mi hanno detto: mi come posso essere utile? Se tu sei un professionista, io devo fare una gara per prendere. Se tu sei utile, se sei un'associazione di volontariato, e così, quindi, come tutti i volontari, hai una specializzazione nel settore della gestione di alcuni aspetti dell'emergenza, perché il tuttologo non esiste, e io ti posso portare dentro. Devo chiudere e vi voglio salutare, certo, con questo messaggio. Quello che vedo io è un sistema sano. Chi sta fuori non lo conosce bene, qualcuno lo conosce troppo bene e quindi pensa di approfittarne di questo sistema. Io, come tanti altri, stiamo facendo una lotta, perché quelle tre gambe che
Zamberletti ha, come dire, nella sua ideologica costruzione della protezione civile, le istituzioni, i cittadini e la comunità scientifica possano convergere su obiettivi comuni, condivisi, senza esclusione di soggetti, senza esclusione di rappresentanze, perché, e chiudo qui, la protezione civile per molto tempo era diventata elitaria, serviva ad essere autoreferenziali e serviva a creare business nel campo della formazione. Queste sono cose che a me non piacciono e per questo vengo attaccato ogni tanto da qualcuno che mastica male, ma io ho dalla mia parte, credo, persone come Piero che fanno la storia della protezione civile e tutti quanti con i quali io mi confronto. Grazie, allora ringraziamo il dottor Angelo Borrelli per il tantissimo tempo che ci ha dedicato, siamo stati a tante rogne, noi siamo stati una rogna in più in questo periodo, ringrazio Piero Moscardini ovviamente per la sua disponibilità, buon lavoro dottor Borrelli, sappia che noi non la invidiamo, sappia che nessuno di noi la invidia. Un saluto sì. Cuore al dottor Borrelli, di cuore, certo. Dal fondo del cuore lui sa quanto io lo stimi. Voglio chiudere con una battuta anch'io, se mi consentite. Non si chiude mai poi col capo, è per me sempre il capo, Angelo. Tra lui, lui compreso, ha rappresentato, anche se magari con punti di vista diversi, come andrebbero supportate ipotesi operative e gestionali di questa materia. Le abbiamo suggerite, io le ho suggerite a volte da lontano ad Angelo e ne ha sempre preso, conto. Ma sempre messa a disposizione di questo sistema, io ho sempre fatto il mio dovere con i miei principi, così come Angelo, credo. Noi, io dico noi, perché sono vicino al dottor Borrelli, sicuramente continueremo a farlo nel massimo rispetto dei voi e per il Paese che attraverso Borrelli rappresentiamo, io rappresentato, lui rappresenta quotidianamente. Siete due belle immagini di protezione civile, questo mi rassicura, spero che rassicuri anche tutti quelli che ci seguono. Grazie, buon lavoro e buona giornata. Arrivederci, grazie a voi, grazie.